Nell'era del Covid, con tutte le ristrettezze richieste anche alla scuola, Bergamo Scienza non ha voluto rinunciare al suo tradizionale festival, coinvolgendo le scuole attraverso gli strumenti moderni, quelli appunto della comunicazione virtuale tramite internet, con filmati che gli studenti hanno preparato e presentato su YouTube e su Facebook. Il polo liceale Decio Celeri di Lovere ha visto partecipare 30 ragazzi, per la maggior parte del classico ma spalmati su più classi, mentre per il liceo scientifico hanno partecipato gli studenti della quarta A. Bergamo Scienza è uno dei cardini del palinsesto educativo e formativo del Celeri, aggiunto da pochi anni, quindi una grandissima manifestazione, ha dimostrato come si possa fare cultura anche uscendo dagli schemi tradizionali. Le edizioni quest'anno, per volontà dell'organizzazione, è tutta online e i ragazzi si sono impegnati, sono anche appassionati, acquisendo le modalità di comunicazione, realizzare dei brevi laboratori, metterli su YouTube e avere il riscontro. Il lato positivo c'è sicuramente. I ragazzi si sono dovuti mettere in gioco in maniera diversa. Quello che manca è sicuramente il contatto umano che ci permetteva di realizzare i laboratori in maniera diversa. Anche per gli animatori era più semplice visto che c'era questo contatto diretto con il pubblico. In questo modo hanno invece sperimentato un modo diverso di comunicare con le altre persone. Hanno sperimentato un modo diverso di realizzare quegli stessi laboratori a cui erano ormai abituati e diventa una sfida maggiore perché devono in qualche modo prevedere quelle che potrebbero essere le risposte del pubblico e anzi anticipare queste risposte cercando di darle già nei loro filmati che hanno preparato per YouTube. Avendo già più di 1.000 like, come usano dire adesso, vogliamo dire che anche gli studenti delle altre scuole hanno apprezzato questa modalità di trasmettere la cultura. Però il vero risultato lo scopriremo solo con il tempo, nel senso che questa modalità sincrona permette agli insegnanti che dovessero usufruire degli strumenti che abbiamo messo a disposizione di svolgerli anche al di fuori del festival, quindi più avanti nell'anno scolastico. E solo quando poi ci arriveranno le fotografie magari dei lavori che hanno fatto in classe, potremo avere una misura di quello che è stato il successo della nostra iniziativa. Il successo continua attraverso le visualizzazioni su Facebook.